Teatro ora con l'Otello in versione contemporanea in scena in questi giorni al Teatro Studio di Milano. Vediamo. Comincia dal finale Otello Spritz, nuova produzione del Teatro della Cooperativa, riscrittura ambientata ai giorni nostri del capolavoro di William Shakespeare, fino al 19 maggio al Teatro Studio di Milano. Pirandello docet, dammi un finale, ti darò una commedia. Il Moro, Bebo Storti, è un extracomunitario abbandonato da piccolo in un autogrill del nord-est. Desdemona, Elena Novoselova, donna picchiata e maltrattata, è una russa figlia di un oligarca che si è comprato mezza Venezia. Iago, Renato Sarti, che firma anche la regia, è un viscido funzionario di partito che tesse le sue infide trame di vendetta. In realtà lui ha ragione, viene scavalcato da un fiorentino, Michele Cassio, che può ricordare un po' Renzi a chi vuole, non è obbligatorio, e che non si merita quella promozione, quindi lui ci rimane molto male e da lì nasce tutto. Mia Desdemona comunque è una straniera, è una russa, una ragazza russa, una figlia di un oligarca russo, e che si ribella in questo spettacolo e che poi alla fine è il fulcro. Ma perché mi sono sposato un uzbeko? Otello è un uomo, è un migrante, è uno che cerca di integrarsi, che si è integrato perfettamente, fin troppo. È più realista del re, è diventato leghista praticamente. In scena ci sono solo loro tre, ma bastano e avanzano per denunciare il femminicidio quotidiano. Finale a sorpresa, determinato dalle donne presenti in sala, a cui sarà chiesto di scegliere della sorte dei due maschi infidi e feroci.